si vive in qualche modo. Perché? Un degrado assoluto con quell'asilo che c'è lì dietro. Ci possono stare le nane dentro, c'è una pozza d'acqua ferma, uno schifo. Cioè proprio abbandonati a noi stessi. Tutto ancora fermo ed abbandonato in via Fabio Filzi, con il cantiere della nuova sede della Polizia Municipale di Arezzo che versa in uno stato di degrado. Guardi com'è, non è un bello spettacolo da vedere. Speriamo che fanno presto a rimetterlo a posto. Anche per questioni di sicurezza. Sì, quello poi. Sì, oltretutto, insomma, no? Facevano prima buttarlo giù e ricostruirlo. I lavori erano iniziati nell'autunno 2021. 6 milioni di euro di investimento per trasformare l'ex scuola dell'infanzia Sant'Antonio. Ad aprire lo stop perché l'impresa costruttrice, parte del raggruppamento temporaneo, non era riuscita a portare avanti i lavori. Il contratto era stato così risolto, ma l'immobile è rimasto in carico e nella proprietà della banca, che adesso potrebbe proporre un nuovo soggetto esecutore. Ma nel frattempo il degrado della zona continua ad aumentare di pari passo con la microcriminalità. La struttura sarebbe utilizzata anche come rifugio abusivo o per il consumo di sostanze stupefacenti, a facilitare l'accesso anche alla rete di protezione del cantiere divelta dal vento. La colpa la piglia il vento, la piglia l'acqua e chi la deve prendere non la prende mai.